Buongiorno a tutti, grazie di essere intervenuti stamattina. Anche se parlavo prima col presidente, purtroppo in concomitanza con altri eventi, eh, e quindi. Eh, insomma non è, eh, è difficile dividersi perché il dono della bilocazione ancora non appartiene a nessuno quindi mi rendo conto eh, il fatto che ci siano insomma comunque tanti eventi e tante attività in regione è sintomo di una grande vitalità e noi siamo assolutamente felici di questa cosa allora siamo oggi qui per presentare io ringrazio tra l'altro il presidente per averci dato ospitalità per presentare nel luogo più adatto perché è la Camera di Commercio l'agenda digitale regionale eh, 2226 eh, che eh, vede tra i vari destinatari, poi insomma la percorreremo insieme ovviamente le attività produttive, quindi era giusto e doveroso venire a casa vostra, autoinvitarci devo dire, perché ho chiamato il Presidente e ho detto posso venire da te a presentare l'agenda. La, per anche non solo per un'attività di presentazione unidirezionale, ma anche per avere la possibilità di confrontarci dal vivo, oltre che attraverso il portale regionale dedicato all'attività di eh, consultazione pubblica dell'agenda digitale, proprio sui temi che vi riguardano. Perché noi abbiamo come dire, ehm, concepito fin dall'inizio eh, questo strumento, questa, diciamo, questa programmazione di quelle che saranno le attività della Regione Lazio nel settore della digitalizzazione. Eh, come uno strumento bidirezionale dove i destinatari ne sono anche non solo i fruttori ma sono un po' il concetto del prosumer delle comunità energetiche, i produttori e i consumatori, quindi coloro che contribuiscono a, dare, a creare questo quadro programmatorio e coloro che poi non soffriranno e che quindi avranno tutta la come dire, convenienza ovviamente ad aver eh, inserito nell'attività programmatoria quelli che sono gli indirizzi che sanno già che andranno in incontro alle loro necessità. Questo processo tra l'altro di ascolto è un, è un processo che noi abbiamo inteso in maniera permanente, eh, in che senso? Che attraverso il portale regionale dedicato che è agenda digitale lazio.lazioinnova.it eh, noi abbiamo creeremo ogni anno da qui al 2026 che è l'orizzonte temporale che noi abbiamo dato per agganciarlo anche all'attività del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, apriremo una finestra di un paio di mesi per andare a vedere eh, se i, i, le azioni che sono state portate avanti fino a quel momento abbiano trovato rispondenza sul territorio, quindi un'attività di audit permanente eh, che vede ovviamente Inevitabilmente, poi dei momenti di realizzazione di quanto si è progettato insieme, perché è bella la progettazione condivisa, ma è anche bello vedere poi l'efficacia delle misure. Noi abbiamo iniziato questo percorso di costruzione di questa agenda digitale l'anno scorso, quando io mi sono insediata e quando la Regione Lazio ha ehm, fatto un investimento politico sul tema della transizione ecologica e della trasformazione digitale con l'istituzione dell'assessorato che, eh, che ho l'onore di presiedere. E perché questo investimento politico? Perché. Eh, con tanta difficoltà, eh, ma con anche la piena consapevolezza ormai dell'opinione pubblica, i due filoni, transizione ecologica e trasformazione digitale, sono diciamo, i due filoni di lavoro e di sviluppo del futuro fondamentalmente. Quindi, era importante secondo noi, eh, anche perché la digitalizzazione è l'infrastruttura abilitante anche della trasformazione ecologica della nostra regione, che queste due deleghe viaggiassero in uh, stretta sinergia. E questa è la prima la parte politica. La se il secondo fatto da cui noi siamo partiti era l'agenda digitale ehm, partiva eh, nel eh, era diciamo del 2015 eh, l'ultima agenda digitale regionale e quindi eh, avevamo bisogno di andare ad aggiornare questo strumento che già normalmente dopo sei anni è abbastanza perché abbiamo iniziato nel 2011 a lavorarci di, può diventare abbastanza obsoleto ma sui temi della digitalizzazione dell'innovazione digitale dopo tra l'altro due anni di Covid che hanno cambiato completamente il modo di concepire eh, e di vivere e anche di fruire di, questa, eh, di questo strumento che è appunto il digitale, capite che era assolutamente anacronistica e andava fatto questo lavoro d'aggiornamento. Io adesso, mentre sto parlando, mi sono resa conto che ho preso la parola togliendola completamente al mio padrone di casa. Quindi diciamo, intanto vi ho dato questa che era la cornice su cui noi ci siamo mossi. Poi lascerei la parola al padrone di casa a cui l'ho rubata così in maniera eh, inopportuna, forse È poco, poco cerimoniale. E poi invece entriamo nel vivo dei contenuti dell'agenda. Scusami Presidente. No, ma io Assessore assolutamente no, ci mancherebbe. Mi fa piacere l'entusiasmo con il quale ovviamente presenti questo progetto perché ci fa capire eh, con quale impegno e con quale intensità stai lavorando su questo argomento. Ovviamente siamo molto felici che tu sei qui anche perché eh, credo che l'argomento è un argomento trasversale che interessa moltissimo l'ente Camerali, rappresentanza delle imprese, soprattutto perché il tema della digitalizzazione è un tema che noi abbiamo iniziato ad affrontare ormai da alcuni anni, sul quale Union Camere Nazionale e tutte le Camere di Commercio in Italia eh, stanno puntando molto. Avevamo precorso i tempi qualche anno fa quando avevamo attivato il PID, il punto Impresa Digitale, nel senso che avevamo capito già come sistema camerale l'importanza e l'utilità di eh, promuovere e continuare a spingere sulla digitalizzazione del mondo delle imprese. Eh, questa ne eh, è stata la riprova quando purtroppo negli ultimi due anni a causa della pandemia ci siamo resi conto che molte molte imprese hanno potuto continuare ad operare e hanno potuto continuare a sopravvivere soprattutto quelle più strutturate proprio perché erano già entrate nel mondo digitale e quindi hanno avuto questa grande opportunità. Quella è stata credo la prova tangibile dell'importanza e della ormai... Eh, direi indispensabile attività che tutte le imprese che vogliono competere a livello eh, locale, nazionale, internazionale devono fare. Quindi noi da quel punto di vista avevamo percepito questo passaggio, ma anche ovviamente le, le altre strutture di rappresentanza come la Regione aveva già capito che questo era l'andamento obbligatorio che dovevamo intraprendere. La digitalizzazione è il driver forse tra i più importanti che sta spingendo la ripresa e l'economia dell'azienda e quindi a noi fa molto piacere che la Regione, soprattutto il tuo assessorato, stia lavorando intensamente su questa attività. Lo crediamo a tal punto come sai che insieme alla Regione e al sistema Unione Camere di Commercio Regionale abbiamo promosso quel bando molto interessante sulla digitalizzazione che ha avuto un successo molto importante e che io mi auguro si possa ripetere perché abbiamo... Eh, come dire, molte imprese che ci chiedono di poter partecipare nuovamente a quel tipo di bando perché c'è ormai fame da parte delle imprese di eh, spingere e premere verso questo mondo. Ormai tutti gli imprenditori, piccoli e grandi, hanno capito dell'importanza dell'era dell digitale e credo che forse la cosa più interessante che voglio dire è quella che. Eh, noi possiamo aiutare le micro e le piccole imprese più delle grandi imprese perché le grandi imprese probabilmente hanno già un suo canale, hanno già una sua forma di attività di investimenti per quanto riguarda la digitalizzazione, mentre invece le micro e le piccole sono quelle che hanno più bisogno di aiuto e di sostegno e quindi su quelle noi possiamo fare veramente un, un, grande, un grande lavoro. Perché sono quelle, come dicevo, che hanno più bisogno di sostegno e di aiuto e quindi credo che sia quello anche un target importante dove dobbiamo lavorare. Credo che non ci siano dubbi su quello che stiamo portando avanti, le richieste continue che ci pervengono da parte delle nostre aziende ci fanno capire che è quello uno dei, dei settori importanti sul quale bisogna lavorare. Io credo che. Se lo potremmo fare insieme ne saremmo non felici ma anche eh, grati di fare una cosa buona per l'impresa. Quindi abbiamo intrapreso questo percorso e il mio augurio oggi è di eh, sperare insieme alla Regione e al sistema camerale di poter portare avanti questa attività e di svolgerla insieme perché probabilmente la tua presenza qui oggi è un segnale importante per tutto il sistema camerale e quindi ti ringrazio nuovamente per essere qui e lascio a te la parola nuovamente per l'esposizione dell'agenda digitale. Grazie Presidente. Sì, il tema della sinergia tra l'istituzione e regione e il sistema camerale, quindi il sistema delle attività produttive, è sicuramente il, il, questa sinergia, è la chiave di volta di un, di, 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 per andare a traguardare efficacemente gli obiettivi che ci siamo dati e che abbiamo ehm, compreso all'interno di questa agenda, eh, che andremo a illustrare insieme. Okay e che vi vado quindi a presentare, partendo da quella che è la struttura semantica dell'agenda, quindi il contesto strategico europeo, nazionale e regionale che vi ho tracciato poco fa. Eh, I destinatari naturali, abbiamo pensato alle attività produttive, abbiamo pensato ovviamente agli enti locali e eh, ai singoli cittadini nella loro attività di ehm, fruitori di quelli che sono i servizi digitali, siano essi appunto delle pubbliche amministrazioni piuttosto che dei privati. Eh, la governance che accompagna questa agenda è una governance ehm, regionale ampia e soprattutto che vede l'intersecarsi di eh, diversi assessorati, diverse direzioni competenti, eh, l'attività la la, la, anche delle due eh, grandi eh, aziende partecipate della Regione Lazio che sono i nostri bracci operativi, che sono Lazio Crea e Lazio Innova, tra l'altro vedo i colleghi oggi, grazie a loro riusciamo sempre a fare queste attività esterne e anche delle dirette Facebook e li ringrazio come sempre, parlo dei colleghi di Lazio Innova. E ehm, gli attori e, e, e i portatori di interesse che contribuiscono a realizzare la strategia ne sono, sono i naturali destinatari, cioè quello che dicevo prima: gli enti locali, i cittadini e le attività produttive. Attraverso incontri come questi, che noi stiamo facendo in tutte le province, attraverso quel processo di consultazione pubblica che è aperto e rimarrà aperto ancora qualche settimana, attraverso un incontro organizzato per il 20 di aprile con la collaborazione di Anci proprio con gli amministratori locali attraverso insomma questa sinergia che abbiamo inteso mettere in campo in questa attività eh, sempre come struttura dell'agenda troverete la descrizione degli assi di intervento gli assi di intervento praticamente eh, sono cinque, fondamentalmente sono le infrastrutture abilitanti della digitalizzazione, sono eh, la cyber security, le competenze digitali dei lavoratori e di base della popolazione. L'accessibilità appunto ai servizi digitali e il design dei servizi che deve riuscire a renderli semplici, immediati e eh, fruibili. Ehm, per ognuno di questi assi, noi abbiamo introdotto che sono, che è la quelli che sono gli obiettivi, quella che è la strategia per arrivare agli obiettivi e quelle che sono le risorse economiche che accompagnano la strategia per arrivare agli obiettivi. Abbiamo inserito anche un sistema di monitoraggio dei risultati perché volevamo che fosse un atto programmatorio ma che fosse anche misurabile e quindi abbiamo inserito dei eh, indici quantitativi che dovranno essere appunto i nostri, eh, le nostre sentinelle per vedere se stiamo facendo un buon lavoro. Abbiamo inserito la strategia di comunicazione nell'agenda perché andare a... ecco meglio. Forse si può spengere del tutto il riscaldamento, perché non, eh, se non vi dispiace spengere grazie, non è tanto per il rumore ma anche perché non so voi ma qui fa un po' manca l'aria stavamo tor invece tornando alla strategia di comunicazione proprio per questa bidirezionalità che ci deve essere eh, nel, nel rapporto e nella relazione tra, tra di noi e abbiamo agganciato ovviamente l'agenda a quelli che sono gli obiettivi dello sviluppo sostenibile dell'agenda ONU 2030 17 goal e perché eh, la regione Lazio si è dotata l'anno scorso della strategia regionale di sviluppo sostenibile di cui io tra l'altro sono il garante per il principio orizzontale di sostenibilità e che quindi ci obbliga ma come dire eh, lo abbiamo fatto con la piena consapevolezza lo abbiamo assunto con la piena responsabilità a ehm, agganciare tutti quelli che sono gli atti di programmazione della regione agli obiettivi strategici appunto previsti dall'agenda 2030 la strategia europea per il digitale in cui si inserisce questa agenda è la bussola per il 2030, i quattro assi sono le competenze, le infrastrutture, eh, le, diciamo, tutto quello che è quindi, la voce business, tutto quello che riguarda appunto, il, il, il fare eh, digitale e poi l'attività government, quindi la governance, eh, l'attività del, del, del pubblico che, lo, eh, che, che, che comporta la. Digitalizzazione, quindi servizi pubblici fondamentali, sanità online e identità digitale. Il contesto di riferimento nazionale mh, non ci vede in una posizione ideale, ma anche, siamo saliti tra l'altro negli ultimi anni rispetto a perché eravamo 25esimi, adesso ci attestiamo più o meno al 20 posto. Come vedete, il gap non è tanto a livello infrastruttura perché siamo messi anche abbastanza bene. Il gap vero è in tema delle competenze e delle, e delle competenze digitali di base e competenze digitali avanzate. E questo è uno degli, è uno degli assi dell'agenda digitale, ma come insomma, vi illustrerò anche prima, secondo me è proprio l'asse fondamentale che deve essere il perno intorno a cui tutto si muove. La strategia italiana, vedete siamo scesi dall'Europa al nazionale. Ovviamente la nostra agenda digitale inevitabilmente si inserisce nel solco della strategia Italia Digitale 2026 con lo stesso obiettivo temporale. Eh, perché si è legato al PNRR e noi abbiamo legato la nostra strategia eh, allo stesso profilo. Parte dei fondi del PNRR serviranno in maniera anche trasversale rispetto alle sei missioni a eh, appunto, implementare l'agenda digitale nazionale e regionale, parte altre sempre in maniera trasversale tra eh, diciamo anche i vari fondi europei, eh, i principali fondi europei ma praticamente tutti. Ehm, saranno finanziati quindi con l'agenda sarà finanziata con risorse della programmazione SIE 2127. Il contesto regionale, allora da dove siamo partiti? Dal posizionamento della Regione Lazio con i punti di forza e con i punti di debolezza. Tra i punti di forza noi abbiamo, come vi dicevo prima, sul tema della connettività un buon posizionamento, anzi un ottimo perché siamo il primo tra le, la prima tra le regioni italiane per l'utilizzo della connessione a banda larga fissa e eh, primi per la percentuale di famiglie abbonate alla banda ultralarga. Entrambi questi valori sono al di sopra della media nazionale. Um, un altro punto di forza che abbiamo individuato uh, negli ambiti degli indicatori del capitale umano, il Lazio è primo in Italia per la quota di individui laureati tra i 25 e i 34 anni e per la quota di occupati di genere femminile che lavorano in settori tecnologici e knowledge intensive. Uh, anche qui siamo in entrambi i settori al di sopra della media nazionale. Uh, altro punto di forza della nostra regione sono i servizi pubblici digitali perché siamo i primi tra le regioni italiane per quanto riguarda la quota di cittadini che hanno attivato SPID e siamo terzi per la quota di individui che hanno interagito online con la pubblica amministrazione negli ultimi 12 mesi almeno una volta. Anche qui entrambi i parametri sono al di sopra della media nazionale. Ma ovviamente non è tutto rose e fiori, se no, che la facevamo a fare l'agenda digitale. E siamo partiti anche dalle criticità. Siamo andati a lavorare soprattutto su quelle che sono le criticità. E la criticità maggiore, lo anticipavo anche prima, è la quota ancora troppo bassa di individui che hanno competenze digitali generali superiori a quelle di base. Abbiamo una bassa performance circa l'indicatore che misura la percentuale di imprese attive nell'e-commerce ehm, e in sistemi di tipo EDI, quindi Electronic Data Interchange. E eh, abbiamo una prestazione che a nostro avviso è ancora migliorabile per quanto riguarda la quota di imprese che hanno interagito online con la pubblica amministrazione, sul totale di imprese con 10 e più addetti. Oh, questo, diciamo, è un po' una. Eh, Panoramica generale dell'agenda. Come vedete abbiamo i tre destinatari di cui parlavo prima, quindi gli enti locali, comuni e province, e città metropolitana, i cittadini e le imprese. Per ognuno di questi troverete quelle che sono le eh, diciamo, misure eh, di maggior eh, impatto comunque su cui noi poi andremo a declinare tutta una serie di attività andando anche a trovare le relative risorse. E come vedete noi eh, contiamo su una dotazione di 105 milioni di euro tra fondi, per i fondi FESR 21-27, quindi fondi eh, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, per le attività di digitalizzazione di imprese pubblica e pubblica amministrazione che sono divisi in spannometricamente nelle misure che vedete, 40 milioni per adozione di soluzioni digitali da parte delle imprese, 10 milioni per la digitalizzazione delle imprese coinvolte nella strategia di riqualificazione urbana, 10 milioni per la digitalizzazione dei piccoli comuni, 15 milioni per la digitalizzazione dei servizi pubblici e regionali e 25 milioni per digitalizzazione del patrimonio artistico e culturale cinque assi di intervento dell'agenda digitale di cui vi parlavamo prima, le infrastrutture abilitanti, quindi rete fisse e mobili, cloud, l'intelligenza artificiale, le infrastrutture di ricerca, le tecnologie emergenti per i processi amministrativi e produttivi, la cyber security per il rafforzamento delle difese degli enti locali ma anche delle imprese eh, nella loro diciamo nuova esposizione in un mondo che eh, come il mondo reale presenta ovviamente dei rischi così come delle opportunità. Anche il mondo digitale presenta delle opportunità, eh, e, ma anche dei rischi. Tra l'altro, come sapete tutti, la Regione Lazio a luglio dello scorso anno, tra luglio e agosto, eh, tra la notte proprio tra il 31 luglio e il 1 agosto, ha subito un importante attacco hacker, quindi abbiamo, come dire, eh, anche vissuto sulla nostra pelle questo tipo di esposizione. È ovvio che eh, abbiamo fatto tesoro dell'esperienza e abbiamo inserito il tema della cyber security, soprattutto nella attività di ehm, implementazione di tutti quei sistemi di resilienza ad un attacco eh, né, come asse portante della nostra agenda digitale. Per il tema cultura e competenze digitali noi contiamo di andare a lavorare su due ambiti. Il potenziamento delle competenze digitali di base, che tra l'altro è anche uno degli obiettivi della strategia italiana, ehm, quindi quella nazionale eh, per eh, appunto la digitalizzazione dell'Italia e le ehm, competenze digitali invece professionali, eh, quindi eh, anche per un'attività di eh, reskilling e upskilling di quelle che sono attualmente le competenze, eh, le competenze mh, in essere. Eh, leggevo tempo fa su Wired un articolo molto interessante proprio sul tema delle competenze digitali, diceva eh, ci sono tre aspetti che nell'andare a progettare un adeguamento dell'attuale forza lavoro a quelle che sono le nuove tecnologie digitali noi dobbiamo tenere conto. Primo, appunto, che eh, ci si affaccia a un mondo del lavoro sempre più digitale e quindi è giusto che i lavoratori attraverso un'attività di formazione permanente eh, adeguino le loro competenze alle aspettative del mercato. Secondo, non cambiano solo i lavoratori, ma cambiano anche per l'obsolescenza delle tecnologie digitali con un'estrema velocità eh, i supporti, i macchinari, le periferiche che realizzano l'attività nella sfera digitale. Quindi c'è l'aggiornamento del lavoratore, l'aggiornamento della tecnologia a cui il lavoratore poi deve essere adeguatamente formato. E il terzo tipo di cambiamento veloce nel settore del digitale è il modello di business. Se voi pensate qualche anno fa eh, nel settore automotive, l'automotive che faceva realizzava veicoli e li vendeva. Si è aperto un nuovo profilo di business e adesso molte aziende che fanno Automobili vendono, no, vendono ancora macchine ma iniziano a vendere la mobilità, il servizio. Pensate alle macchine, quelle a guida automatica. A chi apparterranno? Noi non andremo, io non andrò a comprarmi una, guai, una macchina a guida automatica, andrò a usufruire di un servizio di mobilità che sarà condiviso. E quindi anche lì significa che con il tema della digitalizzazione tu stai prendendo un business tradizionale e lo stai aprendo a nuove frontiere. Per questo il tema delle competenze digitali è un tema cruciale perché noi abbiamo previsto, vedete, cinque assi fondamentali. Infrastrutture, cyber, cultura, accessibilità alla tecnologia, accessibilità alla rete, all'identità digitale, ai dati, alla sicurezza il design dei servizi, cioè la fruibilità dei servizi, la semplificazione dei processi, ma tutto questo ha come asse portante il tema delle competenze, perché possiamo fare la migliore infrastruttura, la banda più performante possibile. Più, con il sistema più resiliente in, a rispondere ad eventuali attacchi cyber, una tecnologia accessibile e disegnata per una fruizione immediata da parte anche dell'utente più elementare, ma se non abbiamo le competenze anche di un'alfabetizzazione digitale di base, praticamente abbiamo fallito gli obiettivi, avremo fallito gli obiettivi eh, di intervento di questa agenda, cosa che non ci possiamo permettere. Iniziamo a esplorare le singole, i singoli assi. Partiamo dalle infrastrutture abilitanti. Eh, gli obiettivi per il 2026, come vi dicevo, ogni asse è eh, diviso in questa maniera: obiettivi, azioni e risorse. E troveremo questo schema in ognuno eh, degli assi esplorati. Allora, gli obiettivi per le infrastrutture. Raggiungimento del 100% delle famiglie, imprese e di enti locali presenti sul territorio con reti a banda ultralarga. Qui ci aiuta ovviamente il Piano Nazionale Italia 1 Giga e noi con Infratel siamo, abbiamo fatto una, una riunione di monitoraggio proprio scorsa settimana. Stiamo lavorando strettamente per andare a vedere lo stato di avanzamento dei lavori sul territorio. Um, altro obiettivo è, è sostenere il piano nazionale per la connessione veloce di tutte le scuole pubbliche presenti sul territorio regionale, assicurare una connettività adeguata ai principali punti di erogazione del servizio sanitario regionale. Dotare le isole minori del Lazio, Ponza e Ventotene di un backhaul sottomarino in fibra ottica, tra l'altro, sempre dalla riunione con Infratel. e ehm, La notizia di questi giorni è che abbiamo, abbiamo il sottomarino per andare a posare il cavo finalmente, cioè abbiamo all'operatore che si è aggiudicato il bando, e quindi anche le nostre isole minori potranno con, a breve insomma, connettersi a velocità ultralarga, con anche dei potenziali ovviamente di sviluppo delle attività enormi e anche in termini di come dire, servizi eh, per gli ospiti che vanno a, a godere delle nostre meravigliose isole, portare almeno il 75% delle amministrazioni regionali a usare servizi in cloud. Le azioni per arrivare a quegli obiettivi sono investimento per lo sviluppo e l'utilizzo di tecnologie emergenti ed evolute il potenziamento dei centri di trasferimento tecnologico esistenti e creazione di nuovi digital innovation hub e di open innovation center, il completamento dei due progetti aperti di Roma Technopole e i 10 km di scienza, quindi le università e le discipline STEM che si uniscono e fanno il Tecnopolo di Roma, i 10 km di scienza dalla, insomma nella parte di Tor Vergata, tutti gli enti di ricerca eh, e le università, insomma che contribuiscono anche fisicamente a creare questa frontiera di innovazione sul nostro territorio e l'ultima azione che prevediamo è il potenziamento della rete dei Fab Lab e dei Makerspace regionali, perché? Perché abbiamo visto che questi sono un ponte molto importante per quanto riguarda soprattutto le attività tradizionali nei Fab Lab pubblici e privati di Regione Lazio, tra l'altro noi come Regione Lazio attraverso Lazio Nova abbiamo una rete di eh, 13 Fab Lab sul territorio regionale e offriamo a chi ha un'attività pensiamo a un artigiano che voglia andare a testare nuovi materiali ad esempio proprio per quel riposizionamento continuo sul mercato di cui vi dicevo prima di poter andare a fare attività di prototipazione molto velocemente nei fab lab non solo andare a avere il servizio ma magari imparare anche a farlo da solo e questo significa che ti apre anche un mondo di possibilità di materiali di lavorazioni che fino a quel momento non, magari non, non conoscevi e quindi riesci a coniugare la tua artigianalità con delle frontiere dei mezzi innovativi che ti aiutano a rinnovarti e a innovarti le principali risorse che noi accompagniamo Uh, penso che siano venuti già i colleghi Ornelli con il vicepresidente Leodori a presentare o stanno per sono venuti a presentare la programmazione SIE 21-27 okay, quindi avete visto probabilmente già ritroverete dei numeri che avete già sentito um, citare in quell'occasione ma perché ovviamente ad esempio per la prima misura la reindustrializzazione di cui prevediamo di effettuare per la cui prevediamo di effettuare già un primo bando in quest'anno, eh, la reindustrializzazione non, come dire, non può essere fatta senza dare ovviamente eh, a, a intersecare il tema dell'innovazione digitale, quindi è inevitabile che le misure siano eh, multi effetto fondamentalmente sotto tutti i punti di vitalizzazione di un'attività produttiva che passa attraverso la digitalizzazione e l'innovazione. Eh, abbiamo quindi questa misura da 120 milioni, 35 milioni di euro nell'ambito dei progetti per la digitalizzazione degli spazi attivi, di cui qui, 16 per gli interventi, quale lab eh, centrale che mh, come Regione Lazio eh, installeremo a Palazzo Clementino a Roma, vicino alla stazione Termini, e poi un primo bando di 20 milioni di euro già in quest'anno per i progetti dedicati alle infrastrutture aperte per la ricerca. Secondo AS Cyber, anche qui le azioni eh, e le risorse. Prevediamo di rafforzare le capacità tecniche di valutazione e audit della sicurezza di apparati elettronici e applicazioni utilizzate per l'erogazione di servizi pubblici essenziali. La realizzazione di attività di formazione e sensibilizzazione per imprenditori, manager e collaboratore sui potenziali attacchi e sui temi legati ai concetti di difesa sia aziendali che personali e aggiungo anche di non solo difesa ma di ripresa delle attività. Abbiamo un paio di settimane fa organizzato in collaborazione con un'associazione che si occupa appunto di fare formazione nell'ambito del digitale, eh, Lazio Digital. Eh, Meeting, adesso non mi viene il termine, eh, un panel era dedicato eh, alla cyber security, tutti gli esperti che sono intervenuti in quell'occasione, tutti, tutti, hanno convenuto che eh, non si può evitare un attacco hacker, non si può garantire la tenuta al 100% dei sistemi, quello che fa la differenza nella qualità delle attività che vengono messe in campo è la velocità con cui i sistemi si riprendono e con, con cui ricominci o la tua attività lavorativa o, nel caso, per esempio, di una pubblica amministrazione come è stata la Regione Lazio, la ripresa dell'erogazione dei servizi. E, e quindi noi. Eh, in questa attività di formazione e sensibilizzazione, ma anche nella prima attività di rafforzamento delle capacità tecniche, andremo a inserire anche l'importanza della resilienza, finanziamento eh, di voucher e agevolazioni per imprese. Qualcosa avevamo già fatto, come ricordava anche il Presidente, l'anno scorso: eh, avremo all'interno del voucher sulla digitalizzazione delle imprese anche le attività legate proprio alla cyber security. Le principali risorse previste per questo asso sono fondi FESR ed FSE, perché parliamo di formazione, e quindi attività di formazione professionale, upskilling e reskilling delle competenze. 40 milioni di euro circa dedicati ai voucher per l'adozione di soluzioni digitali, come vi dicevo prima, incluse la tecnologia legata al mondo cyber. Entriamo nell'universo cultura e competenze digitali, l'asse che io preferisco. Gli obiettivi che ci siamo dati sono colmare il gap di competenze digitali rendendo digitalmente abili almeno il 70% della popolazione presente sul territorio, vi dicevo target quantitativi su cui vorremmo essere misurati. Vogliamo raddoppiare la popolazione presente sul territorio in possesso di competenze digitali avanzate, vogliamo sostenere l'incremento della quota di laureati ICT, soprattutto di sesso femminile, per contrastare il gap di genere in ambito tecnologico che purtroppo è ancora molto alto. Non solo, tra l'altro, c'è un gap di tipo eh, come dire, proprio numer di numerosità di esponenti del gentil sesso che uh, lavorano nell'ambito ICT, c'è anche una disparità di trattamento salariale e noi come Regione Lazio tra l'altro sono lieta di eh, come dire, ricordare che siamo la prima regione che si è data una legge proprio per andare a superare il um, gender pay gap eh, che purtroppo esiste a livello non solo laziale, non solo italiano ma ahimè mondiale. Ehm, altro obiettivo che ci siamo proposti è favorire l'incremento della quota delle micro e piccole e medie imprese che utilizzano specialisti ICT. Uno dei temi grandi che ci, di cui ci rendiamo conto è che a volte, soprattutto imprendito, micro imprenditori, ehm, non hanno ancora piena consapevolezza di quelle che sono le potenzialità della digitalizzazione nella loro attività economica. Quello che noi vogliamo andare a eh, effettuare con questo tipo di operazione è andare proprio a fargli acquisire questa consapevolezza, che poi ognuno come dire, dipanerà e attuerà nel modo che gli sarà proprio nell'attività che gli è propria ma vogliamo dare la possibilità di eh, acquisire la consapevolezza delle potenzialità. Parlavamo mh, un annetto fa con, no, con l'allora ministro eh, alle attività produttive Patuanelli che poi è andato all'agricoltura col governo Draghi, ma all'epoca era ministro al Mise. E ehm, lui stavano studiando nell'ambito del PNRR il nuovo Industria 4.0 e mi diceva che avevano fatto una valutazione di quello che era stato il precedente progetto: dice il grande, ehm, la misura che meno ha riscosso. Successo nella platea degli eventi diritto è stata la misura relativa alla formazione perché eh, appunto gli, molti imprenditori, soprattutto micro, piccoli e medi imprenditori, non tanti grandi perché, come ricordava il Presidente, eh, le grandi aziende hanno già, anche per rimanere come dire, su un mercato così competitivo a livello globale, hanno già interiorizzato e poi ehm, attuato nella loro filiera nella loro attività produttiva quelle che sono, potenzialmente, quelle che sono le potenzialità del digitale e spesso lo hanno, hanno anche accompagnato la loro filiera produttiva, fatta magari di micro e medie aziende, di piccole e medie aziende a uh, implementare determinati tipi di processi, ma rimane un'enorme uh, fetta di uh, microimprenditori che non vengono raggiunti e che invece bisogna, come dire, uh, coinvolgere in questo processo. Um, ultimo obiettivo raggiungere una quota di almeno il 15% di imprese che utilizza i big data. Eh, al momento la quota è esattamente la metà, quindi il nostro è un obiettivo di puntiamo al raddoppio. Per come prevediamo di arrivare a questa misura? Quali sono le azioni? La promozione di percorsi di orientamento verso le materie STEM e digitali nelle scuole di ogni ordine e grado, partiamo soprattutto per quanto riguarda il coinvolgimento del gentil sesso, grazie Presidente, eh, da, piccole, da piccole in modo che le ragazze non abbiano un natoriale indirizzamento da parte del sistema scuola verso le discipline umanistiche, mentre i ragazzi vengono orientati verso le STEM, diamo come dire, a tutti una, e a tutte una visibilità di quello che possono essere dei percorsi formativi altrettanto stimolanti. Quindi azioni specifiche proprio nei confronti delle bambine e delle ragazze. Vogliamo favorire l'inserimento dei percorsi. Ah, e qui vorrei dire anche che come Regione Lazio, oltre a essere la prima regione che ha avuto la sensibilità di lavorare sul salto di salariale, il divario salariale tra uh, uomini e donne, abbiamo anche la prima legge regionale proprio di, uh, relativa alle materie STEM rivolte alle bambine e alle ragazze. Che è di qualche settimana fa, quindi come dire tutto si, sta, si, si è composto in questi anni per arrivare a, a questa agenda. Uh, favorire l'inserimento nei percorsi formativi post diploma e corsi universitari di attività didattiche legate alle tecnologie digitali e all'utilizzo dei dati, il finanziamento di borse di studio per dottorati industriali, a maggio presenteremo i risultati del secondo bando regionale e abbiamo in animo ogni anno, lo vedremo poi nelle principali risorse previste, di stanziare almeno 5 milioni di euro annui per finanziare i futuri dottorati industriali, portare progetti di ricerca direttamente nelle aziende. Eh, la promozione della formazione aziendale on demand per i lavoratori e promozione di scuole di, for di alta formazione per i genitori manager. Tra l'altro come Regione Lazio siamo la prima regione ad aver adottato un protocollo d'intesa sull'educazione cyber attraverso l'istituzione dell'Accademia per la cyber sicurezza in collaborazione con l'Agenzia Nazionale per la Cyber. Eh, altra azione è la promozione di percorsi di formazione professionali sui nuovi mestieri digitali e qui queste sono azioni mirate proprio per PMI e start-up e attività di sensibilizzazione delle imprese verso l'alternanza scuola-lavoro al fine di sviluppare progetti per Industria 4.0 le principali risorse eh, in collaborazione con l'assessorato alle attività produttive e ovviamente con l'assessorato alla formazione e al lavoro eh, e alla scuola eh, in più, come vi dicevo, prevediamo un bando ogni anno da 5 milioni di euro per finanziare almeno 100 dottorati Industriali in collaborazione tra università e imprese nel settore della Smart Specialization Strategy regionale. Accessibilità tecnologia, altro asse, obiettivi per il 26 la diffusione dell'identità digitale, il raggiungimento di almeno il 65% della popolazione che utilizza servizi digitali pubblici elevare all'80% la percentuale di popolazione che utilizza Internet e elevare paesi, ai livelli dei paesi europei più avanzati la percentuale della fascia meno giovane di popolazione che utilizza Internet. Le azioni per promuovere l'accessibilità tecnologia le leggete, quindi voucher, agevolazioni e contributi, eh, sia per quanto riguarda famiglie e imprese, sia per quanto riguarda specificatamente le imprese, per l'utilizzo di tecnologie emergenti ed evolute e l'innovazione nel settore dell'ICT. E il supporto alla crescita dei Digital Innovation Hub del Lazio e coordinamento tra l'altro con tutte le strutture che già esistono. Le principali risorse previste sono sempre fondi della programmazione 21-27 a sostegno degli investimenti delle imprese, a sostegno degli investimenti del sistema camerale e a sostegno ovviamente sempre della strategia Smart Specialization, in collaborazione con l'assessorato alle attività produttive. 50 milioni di euro per finanziare i progetti esecutivi di innovazione digitale e culturali promossi all'interno del distretto tecnologico della cultura. Ultimo asse, il design dei servizi. Gli obiettivi anche qui sono misurabili, 65% di popolazione che utilizza servizi pubblici digitali perché semplici, perché immediatamente intuibili, perché fruibili, raggiungere almeno l'80% dei servizi pubblici essenziali erogati online e completare la digitalizzazione di sistemi applicativi, documenti e servizi. Le azioni sono ovviamente un'interazione forte tra il settore del business, l'università, i centri di ricerca, il settore pubblico e i luoghi di acculturazione digitale. Torna il tema centrale, secondo me, dei Fab Lab. Eh, il partenariato pubblico privato attraverso la creazione di canali di comunicazione dedicati alla presentazione e discussione dei progetti e il potenziamento del portale Open Data nel Lazio le risorse che prevediamo sono fondi FESR sempre eh, dedicati ad altre linee di intervento che però si incrociano facevamo l'esempio prima della reindustrializzazione questo è uno degli ambiti in cui quei fondi verranno utilizzati io spero di avervi dato come dire, una panoramica Generale, ancorché non breve, di quelli che sono i contenuti che abbiamo inserito nella nostra agenda, vi invito, eh, come vi dicevo all'inizio, ad andare sul portale Lazio Digitale, Lazio, azienda digitale, per ehm, andare a leggere con ovviamente più calma e più attenzione di quanto possa essere eh, un'esposizione così. Eh, al volo di quelli che sono i contenuti. Vi invito a vedere se c'è qualcosa che possiamo migliorare, che possiamo migliorare insieme, quindi a mandarci i vostri contributi. C'è cioè un forum eh, dedicato proprio a, a chi vuole inviare una propria proposta eh, all'interno dell'Agenda Digitale che ancora non è stata completamente chiusa, proprio perché io prima di portarla in approvazione in giunta ho voluto creare questo momento di due mesi di eh, questo processo di consultazione pubblica. Ringrazio ancora il Presidente ehm, perché effettivamente io sono eh, sicura che eh, è questa strada così di dialogo eh, sia la strada giusta eh, per andare a traguardare quelli che sono gli obiettivi molto ambiziosi che questo tempo ci richiede di, di rispettare. Non so se ci sono eventuali domande dal pubblico o se il presidente. Possiamo, eh, possiamo sentire se qualcuno sì. ha qualche domanda da porre all'assessore o. Nessuno si espone. È come a scuola: l'altro come... giorno ho fatto una riunione con dei dirigenti scolastici. Eh, tra l'altro tutti insomma, dei varie associazioni di categoria, quando abbiamo, abbiamo... era su un altro tema sulle comunità energetiche rinnovabili, di cui tra l'altro la digitalizzazione è proprio l'infrastruttura abilitante, tanto per dire le connessioni tra le due tale. Mi hanno detto ci sono domande, sono guardati tutti e ho detto ah, allora vedete quando lo chiedete voi ragazzi che tutti stanno c'è il momento di panico, no? No, però mi rendo <ride> conto che i contenuti che sono, sono stati tanti e sono stati buttati d'impeto, quindi hanno anche bisogno di un tempo di maturazione. Per questo dico la cosa migliore è che si vada magari sul sito eh, a prenderne contezza con un attimo di calma e lì si possono arrivare tutta una serie di stimoli e sollecitazioni che noi vorremmo assolutamente raccogliere. Eh, da parte nostra. Potranno anche scrivere all'assessorato, no? anche da parte delle associazioni, se c'è qualche, sì, qualche indicazione, anche perché l'esposizione è stata molto esaustiva, è stata bravissima nell'esporre ovviamente l'agenda digitale che è molto ampia come hai detto e comunque mi fa piacere perché ho visto che per quanto riguarda la tematica del mondo produttivo e delle imprese, alcune cose che ho detto poi non conoscendo l'agenda invece in realtà... Erano state contemplate all'interno delle linee guida dell'agenda dell digitale. Io non posso che ringraziarti per questa giornata e ribadisco che, comunque, se abbiamo qualche informazione da chiedere o comunque qualche indicazione specifica per quanto riguarda eh, le attività che le aziende possono recepire con più favore, possiamo tranquillamente, credo, dico a Luigina, che è qui rappresentante della CNA. Di Viterbo e Civitavecchia, comunque, tranquillamente possiamo anche riferirti qualche indicazione se ce ne sarà necessità. E accogliamo con favore questa diciamo, politica di, di ascolto, anche perché molte volte i bandi sono eh, risorse pubbliche e vengono messe a disposizione, ma l'obiettivo finale è quello di raggiungere nel miglior, nel miglior modo possibile le esigenze delle imprese. E questo credo che sia fondamentale perché poi rischiamo molte volte di avere invece delle risorse che rimangono purtroppo a volte inutilizzate e questo sarebbe un danno sia per la competitività, per le imprese e soprattutto per gli enti che tanto lavorano per mettere a disposizione risorse e quindi uno dei nostri obiettivi sarà quello di capire se all'interno di questi bandi c'è possibilità di eh, vedere l'aderenza specifica per le esigenze del mondo delle imprese. Questa è la cosa che forse possiamo fare meglio e su questo credo che ci farà piacere se possiamo ecco, dare un nostro contributo. Anche perché, scusa se ci insomma, mi innesto, non solo è un danno non spendere in maniera efficace le eh, risorse pubbliche, risorse in generale, ma risorse pubbliche in particolare, ma è un lusso che non ci possiamo più permettere. Eh certo. Cioè siamo in un momento storico che o cambia tutto adesso, o veramente io non ho... Uh, non ho speranza uh, per quello che verrà dopo, quindi o adesso tutti insieme ci mettiamo per uh, dare il miglior risultato possibile, ognuno per la sua parte ovviamente, non chiediamo alle imprese di sostituirsi alla pubblica amministrazione, come la pubblica amministrazione non ha la presunzione di sostituirsi e individuare da sola quelli che sono i bisogni delle nostre attività produttive. Insieme però possiamo veramente vincere questa sfida. Quindi io vi ringrazio ancora per l'attenzione e aspetto i vostri contributi. Grazie Assessore e grazie a tutti. Buona giornata.